Io sono Luigi Piccioni, insegno storia economica all'Università della Calabria, ma da moltissimi anni mi occupo prevalentemente di storia dell'ambiente e più precisamente di storia dell'ambientalismo, delle culture ambientaliste e delle politiche di tutela dell'ambiente. Sin da molto piccolo sono stato anche un militante ambientalista, fondatore di uno dei primi gruppi del WWF abruzzese e a stretto contatto, a strettissimo contatto con l'esperienza di gestione del Parco Nazionale d'Abruzzo degli anni 70 di Franco Tassi, che è stato un faro per la gestione delle aree protette in Europa ed è stato anche molto importante per la salvaguardia e la valorizzazione dell'orso marsicano. In tutto questo mio percorso la conoscenza e la passione per l'orso marsicano è stato assolutamente centrale. Io vengo da Avezzano, che è un posto al confine in pratica con il Parco Nazionale d'Abruzzo, e quindi per noi l'orso assumeva da ragazzi, come per tanti nell'area del parco e nelle zone contigue, questa caratteristica di essere una presenza magica, misteriosa, difficilissima da vedere, molto molto ambita. Quando ho cominciato alla metà degli anni 90 a spostare i miei interessi dalla storia economica in senso stretto alla storia ambientale, l'orso è stato uno dei primi, soggetti che mi è venuto alla mente, è stata una delle prime cose che ho voluto approfondire. E anzitutto nel modo in cui l'orso è stato prima considerato, poi cacciato, poi salvaguardato nell'area dell'Alto Sangro e delle zone contermini. L'orso è stata una presenza onnipervasiva nell'Europa dell'antichità e ancora nel Medioevo. È stato presente nella vita delle comunità, è stato presente nell'immaginario collettivo, è stato diffuso in maniera abbastanza omogenea sul territorio europeo. Adesso non dobbiamo guardare alla situazione attuale, in cui l'orso è ridotto, almeno in Europa occidentale, a delle isole molto limitate, con popolazioni ridotte e spesso a rischio. Nell'Europa dell'antichità, in buona parte del Medioevo, l'orso era una presenza diffusa abbastanza capillarmente sul territorio. Ne fanno testimonianza molte fonti, documentarie, letterarie. Voglio ricordare due libri da storico, mi sembra molto importante. Un libro che dà il senso di come anzitutto per un lunghissimo periodo della storia europea le comunità umane siano state e si siano sentite in qualche modo assediate dalla natura selvaggia. E questo libro, questa raccolta di saggi molto bella, è di Gherardo Ortalli, Lupi, genti, culture, uomo e ambiente del Medioevo. Alcuni di questi saggi danno veramente il senso di come la presenza degli animali e della silva, del bosco, fosse qualcosa, al contrario di oggi, che circondava e assediava spesso minacciosamente le comunità umane. Quindi di questo assedio, tra virgolette, l'orso era sicuramente una parte molto importante. Per capire tutto questo, ma per capire anche come in Europa occidentale in particolare l'orso sia progressivamente scomparso, ci aiuta un altro bel libro, molto leggibile, molto ben documentato, di uno studioso francese dell'immaginario,
e della cultura, che è Michel Pastoureau. Michel Pastoureau ha scritto questo libro, L'Ours, Histoire d'un roi déchu, storia di un re decaduto, che è stato tradotto in, in Italia da Einaudi, ed è un racconto che va dal, dalla preistoria fino ad oggi, anche di come l'orso sia stato cacciato, per vari motivi, sia stato cacciato fino a, praticamente a estirparlo in gran parte d'Europa. Ma quello che non è possibile è determinare una cronologia, una storia precisa del modo in cui in Appennino e sulle Alpi l'orso è stato progressivamente cacciato ed eliminato, oppure si è ridotto a, a, le popolazioni di orso siano ridotte a dimensioni tali da non poter più sopravvivere. Certamente l'evento, o il processo per meglio dire, più importante in assoluto è stata proprio la progressiva rarefazione e la scomparsa del, dell'orso nell'Europa occidentale, che non riusciamo però a datare in maniera precisa nelle varie zone. Noi per esempio, per quello che riguarda l'Appennino, sappiamo che alla metà del Settecento l'orso aveva un areale ormai ridottissimo, mentre la popolazione del, del, dell'Alto Sangro è sempre stata testimoniata da, da fonti le più diverse. Per esempio la statistica murattiana dei primi anni dell'Ottocento contiene un racconto molto bello, molto significativo, di questo Cirillo Cocozza di Villa Vallelonga, che era un cacciatore di orsi, era, era famoso in zona per questa sua caratteristica, che è un'ulteriore testimonianza della vitalità della popolazione dei, degli orsi, dell'orso marsicano. Ma quando e come si sia esattamente svolto questo processo di rarefazione e di progressiva scomparsa dell'orso sulla dorsale appenninica, che è stato l'evento più importante degli ultimi secoli, non, non abbiamo la possibilità di ricostruirlo in maniera precisa. In realtà l'accanimento c'è stato, perché in Appennino e anche in gran parte delle Alpi l'orso di fatto è scomparso. Quello che possiamo dire è che l'orso appenninico si è ritirato nella parte, una delle parti più impervie dell'Appennino, una delle parti più alte e allo stesso tempo più boscose, che era tutta la zona dell'Alto Sangro e delle zone contermini, e lì ha potuto sopravvivere, e effettivamente ha potuto sopravvivere in un rapporto di simbiosi abbastanza, di convivenza pacifica, diciamo così, con le comunità locali, che non hanno visto sicuramente nell'orso un avversario feroce e pericoloso da, da sterminare, come è stato invece nel caso del lupo, ma anche di altri animali più piccoli. Il lupo è stato fatto oggetto sistematicamente, era sicuramente più presente, era sicuramente meno popolare, era sicuramente più pericoloso per gli allevamenti e anche fino a un certo periodo per gli esseri umani dell'orso, ma il lupo è stato fatto oggetto di effettive campagne di sterminio, mentre invece la popolazione di orsi dell'Abruzzo centrale è stata non solo, tra virgolette, lasciata in pace, ma è stata considerata come una presenza sostanzialmente tollerata. Poi c'è stato un momento, sicuramente, in cui alcune cose importanti sono cambiate. E questo evento specifico è stato l'unificazione d'Italia, come si è verificata e si è svolta proprio nell'Alta Val di Sangro e nell'Abruzzo montano, perché i protagonisti dell'epoca risorgimentale in Abruzzo sono state soprattutto queste comunità di notabili della montagna, di proprietari di pecore, molto spesso di grandi armentari. Erano
coloro che dominavano la vita economica, il potere politico nei paesi della montagna, e nella prima metà dell'Ottocento molti di loro, non la maggioranza ma un numero consistente di questi, di queste ricche famiglie, di questi ricchi signori, sono stati risorgimentali, sono stati carbonari, sono stati legati a questo ideale di unificazione d'Italia che poi è stato preso in mano dalla monarchia sabauda, dai Savoia. Quando si è verificata l'unificazione nel 1861, uno di questi patrioti risorgimentali, che era stato perseguitato, era stato deputato al Parlamento napoletano nel 1848, era un medico, un bravo scienziato, di Villetta Barrea, ebbe questa idea di cementare l'alleanza tra queste famiglie notabili dell'Abruzzo montano con la nuova Casa Reale, donando al re cacciatore, a Vittorio Emanuele III, l'esclusiva della caccia all'orso. La caccia all'orso, che non era una caccia di sterminio, ripeto, veniva effettuata a volte da cacciatori locali, ma soprattutto veniva talvolta effettuata da questi da esponenti di queste famiglie ricche, in sostanza. E così nel 1861 fu istituita questa riserva, nella quale Vittorio Emanuele III non andò mai. Fu abolita sotto Umberto I, sotto suo figlio, perché non era interessato alla caccia, ma fu reinstallata con Vittorio Emanuele III dopo la morte di Umberto I, il quale, Vittorio Emanuele III, era molto lusingato e molto appassionato di questa idea di cacciare l'orso, tant'è vero che fu l'unico di questi tre re a venire a Villa Vallelonga nel 1906 a tentare una battuta di caccia, che tra l'altro fallì anche. Il problema divenne nei primi anni del secolo che, per conservare la riserva reale di caccia, l'ufficio del gran cacciatore di Casa Savoia rimborsava ai pastori i danni effettuati dagli orsi. In mancanza di un controllo, perché non esisteva un funzionario di Casa Reale in loco, erano, diciamo, i custodi della riserva reale di caccia erano i notabili locali, primo fra tutti la famiglia Sipari di Pescasseroli. I pastori, gli allevatori, cominciarono a marciarci, non essendoci controllo, dichiaravano un gran numero di pecore uccise, e questo causò una crescita esponenziale tra il 1900 e il 1913 dei rimborsi per i danni provocati dagli orsi, il che spinse il gran cacciatore a dire a Vittorio Emanuele III: guardate, la riserva reale dell'Alto Sangro ci costa un occhio della testa e dobbiamo dismetterla perché ci rovina i fondi dell'ufficio. E Vittorio Emanuele III, purtroppo, a malincuore dovette accettare il suggerimento del gran cacciatore e restituì alle popolazioni dell'Alta Val di Sangro l'esclusiva della caccia all'orso. A quel punto la caccia all'orso divenne libera in Alta Val di Sangro, e ci fu negli anni successivi al 1913 una vera strage di orsi, al punto tale che zoologi, naturalisti italiani chiesero a gran voce l'istituzione di un parco nazionale. Fu così che iniziò questa battaglia parlamentare per istituire la riserva naturale in Alta Val di Sangro, che si concluse con successo nel gennaio del 1923. È un evento che cambia in profondità la situazione, da una fase in cui il rischio della scomparsa dell'orso marsicano è imminente, a un momento in cui la prospettiva invece è quella di una tutela integrale per sempre. Questo dal punto di vista materiale, biologico. L'altro cambiamento profondo che si ottiene è un cambiamento di natura simbolica. L'orso marsicano non è più questa figura un po' pericolosa ma un po' familiare che ha accompagnato per decenni
la vita dei pastori, dei boscaioli, delle comunità di paese, da un lato, e dall'altro l'oggetto privilegiato della caccia notabiliare, della caccia nobiliare, ma diviene il simbolo stesso, la ragione di vita di questa nuova istituzione che è il Parco Nazionale. E quindi diviene un oggetto simbolico molto forte, da tutelare, da promuovere, e che è la ragione di vita stessa di questa istituzione di grande civiltà di tutela ambientale, che è un'area protetta. Un salto di enorme importanza, in cui questo animale simbolico diviene un elemento patrimoniale, un patrimonio non più soltanto del luogo ma della nazione, e visto che i parchi nazionali sono delle istituzioni a carattere globale che tutelano beni nazionali ma di valore universale, diviene un bene patrimoniale universale, cosa che è rimasto dal 1923 ad oggi. Ormai siamo a un secolo dall'istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, oggi Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Quaranta anni fa, quando l'orso era una rarità ambita in qualche modo, era una bestia difficile, molto elusiva, molto difficile da vedere, perché, salvo chi viveva nel bosco, per chi voleva vederla doveva fare degli appostamenti, molto spesso anche non di successo, e oppure capitava di incontrarlo per caso in aree molto remote. Ecco, quello che è successo: sono cambiate alcune condizioni materiali, è cambiata l'economia della montagna, dell'alta montagna abruzzese, il mondo pastorale si è rarefatto fortemente, e quel mondo pastorale che era un po' ciò che teneva lontano l'orso dal fondovalle con la dissuasione, ma che allo stesso tempo lo teneva lontano dal fondovalle perché gli forniva all'orso delle risorse alimentari, questo filtro costituito dal mondo pastorale si è fortemente ridotto, e quindi sono successe due cose: l'orso non ha più un antagonista, chi gli metteva paura, chi lo dissuadeva, chi lo teneva lontano, e da un altro lato ha anche meno risorse alimentari in alto, e deve rivolgersi maggiormente a risorse alimentari a valle, in paese, vicino ai paesi, e questo ha creato il fenomeno degli orsi confidenti. Orsi confidenti che hanno fortemente aumentato questo fenomeno di familiarità tra i paesani, le paesane, le persone che vivono in loco, ma sempre più anche i turisti. Quindi questo grande animale selvatico, simbolico, che ritorna da secoli nell'immaginario europeo, avercelo lì, che attraversa il paese, che passa la notte, di cui si vede la fotografia, di cui si vede il video, che un po' spaventato, un po' incuriosito, magari con i cuccioli, diventa un grande spettacolo, uno spettacolo amichevole, uno spettacolo un po' di alleanza di questa grande bestia selvatica con gli esseri umani, o che vivono lì o che vanno a vederlo, no? E questo ha innescato una serie di processi di identificazione. Per esempio, dagli anni 90 si è cominciato a chiamare gli orsi con il nome, che adesso è una cosa diffusissima, prima non esisteva, gli orsi erano anonimi, adesso c'è Amarena, ci sono, e questo favorisce questo fenomeno di empatia profonda, locale ma ormai globale. Questi Amarena con i suoi quattro orsi sono seguiti da centinaia di migliaia di persone sui social, in televisione, non solo in Italia ma anche fuori, no? Che è una cosa assolutamente inedita, nuova e importante, in una popolazione che al tempo stesso, oltre ad apparire coinvolgente, emotivamente simpatica, eccetera, viene descritta sempre di più, a ragione o a torto, come intensamente minacciata. Certo, i
biologi possono dire meglio di me se e quanto è una popolazione a rischio quella dell'orso marsicano, ma i numeri non, di oggi non sono diversissimi da quelli che erano 50 o 100 anni fa. Quindi voglio dire, non è una minaccia incombente, però nel discorso collettivo questo animale simpatico, questo animale spettacolare è un animale minacciato. E quindi nascono, sono sorti nel corso degli ultimi anni tutta una serie di associazioni, di gruppi per la tutela di questa bestia preziosa e minacciata, che hanno un grande successo, sottoscrizioni, iscrizioni, spazio mediatico, accoglienza presso i politici, quindi il che dà il senso di come ci sia questa popolarità immaginaria nell'immaginario collettivo dell'orso marsicano, che ripeto è veramente la grande novità degli ultimi 30 anni. Beh, l'orso va conservato ancora una volta per dei motivi materiali e per dei motivi simbolici, nel senso che è una sottospecie unica al mondo, esiste solo in Alta Val di Sangro, come per tutte le specie è fondamentale che continui a vivere, che non si estingua. Sono decenni che parliamo di impedire, evitare l'estinzione di qualsiasi specie, tanto più in una fase difficile, delicata dal punto di vista ambientale come quella che stiamo vivendo, e l'orso non fa eccezione. È un patrimonio di biodiversità straordinario, quindi è assolutamente necessario proprio conservarne l'esistenza. Ma c'è anche tutto l'aspetto simbolico. L'orso è un grande patrimonio simbolico. L'orso marsicano è il simbolo di un parco, è il simbolo di una valle, è il beniamino di milioni di persone ormai in tutto il mondo, attraverso queste personalizzazioni di cui abbiamo parlato, attraverso questo fiorire di video, di approcci popolari, di cui la stessa orso e la formica è un esempio molto bello e importante. E quindi è impensabile non conservarne l'esistenza, è un patrimonio talmente prezioso e talmente unanimemente considerato prezioso che non sarebbe pensabile poter rinunciare all'orso marsicano.